ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 Allora, leggiamo dagli insegnamenti di Kapila Deva il capitolo intitolato La Bhakti e la liberazione suprema. Leggeremo il verso numero 32. Ricordiamo che questo libro è costituito da una serie di lezioni senza precedenti sugli insegnamenti di Kapila Muni, Kapila Deva, tenuti a Bombay, in India, la sua divina grazia a Bhaicharan Bhaktivedanta Swami Prabhupada nella primavera del 1974. Nasta prayesva padrishunityam bhagavata sevaya bhagavate uttamashloke bhaktir bhavati nashtiki. Ascoltando regolarmente lo Srimad Bhagavatam e servendo i puri devoti del Signore, tutto quello che turba il cuore viene completamente distrutto e il servizio al Signore Supremo, glorificato con inni trascendentali, si stabilisce in maniera irrevocabile. Ricordiamo che gli insegnamenti di Kapila Deva si trovano sul terzo canto dello Srimad Bhagavatam. Allora, verso 32, leggo velocemente il sanscrito. Shri Bhagavan Vacha Devanam Guna Linganam Anushravika Karmanam Sattva Evaika Manasu Vrittisvaba Vikituya Animitta Bhagavati Bhakti Siddhir Gariyasin. La traduzione di questo verso è questa. Shri Kapila disse: i sensi sono la rappresentazione simbolica degli esseri celesti e la loro tendenza naturale consiste nell'agire secondo le direttive delle ingiunzioni vediche. Similmente, la mente rappresenta il Signore Supremo e il suo dovere naturale consiste nel servire. Quando questa tendenza è impiegata nel servizio di devozione offerto alla persona suprema, senza altra motivazione, essa diventa ancora più preziosa della liberazione. Allora, ripetiamo il verso. Shri Kapila disse. Shri Kapila disse. I sensi sono la rappresentazione simbolica degli esseri celesti. E la loro tendenza naturale consiste nell'agire secondo le direttive delle ingiunzioni vediche. Similmente, la mente rappresenta il Signore Supremo. E il suo dovere naturale consiste nel servire. Quando questa tendenza è impiegata nel servizio di devozione offerto alla persona suprema senza altra motivazione essa diventa ancora più preziosa della liberazione. Già, e questa è la spiegazione data da Srila Prabhupada, la sua divina grazia Bhaicharan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Allora, i sensi dell'essere individuale sono sempre impegnati in qualche occupazione, siano esse attività prescritte dalle ingiunzioni vediche o attività esclusivamente materiali. I sensi sono per natura portati all'azione, la mente è il centro dei sensi. La mente è in realtà la guida dei sensi, perciò è chiamata sattva. Similmente Dio, la persona suprema, è la guida di tutti gli esseri celesti che partecipano alle attività di questo mondo, come l'amministrazione del sole, della luna e così via. Le scritture vediche affermano che gli esseri celesti sono le differenti parti del corpo universale di Dio, la persona suprema. Anche i nostri sensi sono governati da questi esseri celesti, di cui essi sono altrettante rappresentazione, e la mente è la rappresentazione del Signore Supremo. I sensi, guidati dalla mente, agiscono sotto l'influenza degli esseri celesti e quando il servizio è diretto verso il Signore Supremo, i sensi ritrovano la loro posizione naturale. Il Signore è chiamato Rishikesh perché è il vero proprietario e il Maestro Supremo dei sensi. Possiamo dire che la mente e i sensi sono per natura inclini ad agire, ma se sono contaminati dalla materia, agiscono per ottenere qualche beneficio materiale. Oppure si pongono a servizio degli esseri celesti, sebbene in realtà la loro vera destinazione sia quella di servire Dio, la persona suprema. I sensi sono detti Rishika e il Signore Supremo è detto Rishikesh.
Indirettamente tutti i sensi hanno la tendenza naturale a servire il Signore Supremo. Questo è il significato di Bhakti. Kapiladeva dichiara che nel servizio di devozione i sensi liberi da ogni desiderio di guadagno materiale e da ogni altra motivazione egoistica sono impegnati al servizio di Dio, la persona suprema. Questa attitudine al servizio vale molto di più della salvezza detta Siddhi. La Bhakti, la tendenza a servire Dio, la persona suprema, si situa a un livello spirituale molto superiore a quello della Mukti, la liberazione. La Bhakti è quindi lo stadio successivo a quello della liberazione. Chi non è liberato, infatti, non può impiegare i sensi al servizio del Signore. Quando i sensi sono impegnati in attività materiali per la gratificazione dei sensi o in attività richieste dalle ingiunzioni vediche, significa che sono mossi da qualche motivazione personale. Quando invece sono impegnati al servizio del Signore, senza nessun'altra motivazione, animitta, si realizza l'inclinazione naturale della mente. Per concludere, quando la mente è concentrata nella coscienza di Krishna, nel servizio di devozione offerto al Signore Supremo, e non si lascia sviare dalle ingiunzioni vediche o dall'azione materiale, allora l'essere si situa in una posizione che è di gran lunga superiore alla posizione di chi si è liberato dalla schiavitù materiale. La Bhakti, il servizio devozionale, trascende perfino la Mukti, la liberazione. Di solito la gente si preoccupa di Dharma, Artha, Kama e Moksha. All'inizio c'è Dharma, la religiosità, seguono Artha, lo sviluppo economico, e Kama, la soddisfazione dei sensi. E infine c'è Moksha, che consiste nel fondersi nel Supremo. Tuttavia, la Bhakti è molto al di sopra di questo stadio. La Mukti non è molto importante per un Bhakta. Secondo le parole di Bilva Mangala Thakur, Mukti Svayam Mukulitanjali Sevatesmat, la Mukti in persona sta a mani giunte in attesa di servire il devoto. Krishna Karnamrita 107. Questa è l'esperienza di Bilva Mangala Thakur, che era un ricchissimo brahmana dell'India meridionale. A causa delle cattive compagnie, Bilva Mangala Thakur era un cacciatore di prostitute e spendeva tutto il suo denaro per una prostituta chiamata Cintamani. Una notte, durante una terribile tempesta, Bilva Mangala si recò da Cintamani. La prostituta pensava: certamente stanotte Bilva Mangala non verrà a causa di questa violenta tempesta. Ma nonostante tutte le difficoltà, Bilva Mangala arrivò ugualmente. In un modo o nell'altro era riuscita ad attraversare il fiume tumultuoso e quando vide che il cancello della casa di Cintamani era chiuso, riuscì a scavalcarlo. Quando, superando ogni pericolo, raggiunse la casa di Cintamani, la prostituta, stupefatta, disse: come hai fatto ad arrivare fin qui stanotte? Sei tanto attratto da questa pelle. Se avessi la medesima attrazione per Krishna, ne avresti un grande beneficio. Allora Bilva Mangala lasciò immediatamente la casa della prostituta e andò a Vrindavana. In realtà, nella sua vita precedente, egli aveva coltivato il servizio devozionale fino al livello di Bhava Bhakti. Fu così che la prostituta Cintamani diventò il suo guru. Mentre risiedeva a Vrindavana, Bilva Mangala Thakur scrisse un libro intitolato Krishna Karnamrita, che è stato raccomandato da Sri Chaitanya Mahaprabhu. In quel libro, Bilva Mangala Thakur scrive: se fissiamo la nostra devozione su di te, mio Signore, Bhagavan, potremo facilmente vedere la tua forma divina di ragazzo, la Kaishora Murti. Krishna è chiamato anche Kaishora, termine che si riferisce all'età che precede il matrimonio. Indica un ragazzo nell'età tra gli 11 e i 16 anni. Shri Krishna è sempre Kaishora Murti. Il servizio devozionale ci permette di vedere facilmente la Kaishora Murti di Krishna. Mentre stava andando a Vrindavana, Bilva Mangala Thakur era ancora attratto dalle donne. Una notte si fermò nella casa di un ricchissimo mercante.
E la moglie del mercante riferì a suo marito che Bilva Mangala Thakur era attratto da lei. Chiese al marito che cosa doveva fare e il mercante le rispose semplicemente: servilo. Alla fine Bilva Mangala Thakur recuperò il buon senso e pensò: i miei sensi sono i miei nemici. Quando la bellissima donna andò da lui, Bilva Mangala Thakur disse: madre, ti prego, dammi gli spilloni che trattengono i tuoi capelli. Poiché impazzisco per la bellezza delle donne, mi caverò gli occhi. Fu così che si accecò. Benché fosse cieco, a Vrindavana ricevette del latte da Krishna in persona. Così realizzò personalmente Krishna attraverso la Bhakti e scrisse le sue esperienze personali. La Mukti non è cosa molto importante, è sempre pronta a servirmi a mani giunte e dice: mio signore, cosa posso fare per te? Il devoto quindi non è ansioso di ottenere la Mukti perché è già liberato. Perché la persona che possiede $1,000,000 dovrebbe aspirare ad avere 10 rupie? La Bhakti dovrebbe essere animitta, cioè libera da motivazioni. Essendo onnipotente e dotata di tutte le opulenze, Krishna in realtà può soddisfare tutti i nostri desideri senza alcuna difficoltà. Se desideriamo ottenere da Krishna la felicità materiale, non gli sarà certo difficile concedercela. Può darci perfino la Mukti, la liberazione. Ma in realtà è da sciocchi chiedere a Krishna qualcosa che non sia la Bhakti. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur diceva spesso che chiedere a Dio la Mukti o qualcos'altro che non sia la Bhakti è come andare da un ricco per chiedergli un po' di cenere. A questo proposito c'è un'altra storia. Essa narra di una vecchietta che trasportava un carico di legna secca attraverso la foresta. A un certo punto la fascina, che era molto pesante, scivolò a terra e la vecchietta, molto turbata, pensava: chi mi aiuterà a sistemare di nuovo sulla testa questo carico di legna? Allora cominciò a invocare Dio dicendo: signore, aiutami. All'improvviso Dio apparve e le disse: che cosa vuoi? La vecchia rispose: per favore aiutami a caricare di nuovo sulla testa la fascina. Fino a questo punto arriva la nostra stupidità. Quando Dio viene a offrirci qualche benedizione, gli chiediamo soltanto di caricarci nuovamente di tutti questi fardelli materiali. Gli chiediamo altre cose materiali, una famiglia felice, molto denaro, una macchina nuova, cose di questo genere. Chaitanya Mahaprabhu ci insegna che dobbiamo pregare Dio soltanto per chiedergli il suo servizio, vita dopo vita. Questo è il vero significato del Maha Mantra Hare Krishna. Quando recitiamo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, in realtà ci rivolgiamo a Dio e alla sua energia, Hara. Hara è la potenza interna di Krishna, Srimati Radharani o Lakshmi. Jaya Radhe, questo è Daivi Prakriti, e i devoti si rifugiano nella Daivi Prakriti, Srimati Radharani. I Vaishnava adorano quindi Radha da Krishna, Lakshmi Narayana e Sita Rama. Cantando il Maha Mantra di Krishna ci rivolgiamo dapprima all'energia interna di Krishna, Hare. Diciamo dunque: ora Radharani, Hare, o energia del Signore. Generalmente quando ci rivolgiamo a qualcuno in questo modo, quella persona ci chiede: sì, che cosa vuoi? La risposta è: per favore impegnami al tuo servizio. Questa dovrebbe essere la nostra preghiera. Non dovremmo dire: o energia del Signore, o Krishna, per favore datemi del denaro, datemi una bella moglie, molti seguaci, una posizione di prestigio, voglio diventare presidente. Queste sono tutte aspirazioni materiali che dovrebbero essere evitate. Buddha raccomandava di abbandonare tutti i desideri materiali. Non è possibile perdere ogni desiderio, ma è possibile abbandonare i desideri materiali. Per sua natura l'essere vivente deve desiderare, non è possibile essere privi di desideri. Chi non ha desideri è morto. Vincere il desiderio significa purificare i propri desideri, e il desiderio è purificato quando è rimasto soltanto il desiderio di servire. Sì, Chaitanya Mahaprabhu insegna: Nadanam najanam nasundarim kavitam bhajagadishakamaye mama jamane jamaneshvare bhavatad bhaktir haituki tvahi. Che significa: o Signore Onnipotente, non desidero accumulare ricchezze, belle donne o molti seguaci. Voglio soltanto il tuo servizio devozionale incondizionato, vita dopo vita. Shikshastaka 4.
Sri Chaitanya chiede il servizio a Sri Krishna vita dopo vita, non la liberazione. Vuole soltanto servire Krishna vita dopo vita. I devoti non sono ansiosi di fondersi nell'esistenza del Supremo. La filosofia buddista cerca il nirvana, la negazione di tutti i desideri materiali, ma Buddha non offre più di questo. Shankaracharya offre un po' di più, dicendo che dobbiamo rinunciare a tutti i desideri di questo mondo materiale per poi entrare nella radiosità del Brahman. Questo è il Brahman Nirvana. Secondo la filosofia Vaishnava, però, dovremo disfarci dei desideri materiali e raggiungere il livello del Brahman, ma dovremo anche impegnarci nel servizio devozionale offerto al Signore. Questo è Bhakti. I filosofi Mayavadi non possono comprenderlo, ma Krishna afferma che questo servizio devozionale è situato a livello trascendentale. La filosofia Sankhya dell'ateo Kapila, che è una filosofia materiale, è soltanto l'analisi dei 24 elementi. La vera filosofia Sankhya, enunciata da Kapila Deva, invece trascende i 24 elementi e l'attività materiale. In questa filosofia Sankhya, che in realtà si identifica col Bhakti Yoga, non c'è dunque desiderio di benefici materiali. A livello della materia, una persona lavora per la propria personale gratificazione dei sensi o per una forma di gratificazione più ampia. Si può lavorare per se stessi, per la propria famiglia, per la moglie, per i figli, la società, la comunità, la nazione o per tutta l'umanità. In questo caso si tratta soltanto di una gratificazione dei sensi più estesa. Sia che rubi per se stesso, per la famiglia o per la comunità, un ladro resta sempre un ladro. È detto che una volta Alessandro il Grande arrestò un ladro. E questi gli disse: che differenza c'è tra me e te? Io sono un piccolo rapinatore e tu rapini su bassa scala. Poiché era un uomo di buon senso, Alessandro lo liberò dicendo: sì, in realtà non c'è differenza. Sia che vi si aspiri a nome proprio, per la propria famiglia o per la nazione, la gratificazione dei sensi è soltanto gratificazione dei sensi. La qualità cambia soltanto quando agiamo per la gratificazione dei sensi di Krishna. È degno di nota che nella Bhagavad Gita e nello Srimad Bhagavatam non si dica mai Krishna uvacha, Krishna disse, o Kapila Deva uvacha, Kapila Deva disse, ma Bhagavan uvacha, Dio la persona suprema disse. Questo significa che si tratta di una versione perfetta. Se riceviamo la conoscenza da un uomo comune vi troveremo molti difetti. Una persona comune è soggetta all'illusione e inoltre è incline a ingannare. Anche se fosse un grande studioso, una persona comune non può possedere la conoscenza perfetta. La perfezione è qualcosa che esula completamente da ciò che si trova nel mondo materiale. Perfezione significa assenza di errori o di illusione, assenza di inganno e o di imperfezioni. Per questa ragione è detto Bhagavan Uvacha, perché Bhagavan è completamente perfetto. Dobbiamo dunque ottenere la conoscenza da Bhagavan o da qualcuno che parli secondo la versione di Bhagavan. Il movimento per la coscienza di Krishna si basa su questo principio. Noi non presentiamo una conoscenza che avremmo potuto elaborare indipendentemente. Tutto ciò che potremmo inventare sarebbe sicuramente difettoso e carente. A che servirebbe una mia filosofia? Che valore ha il mio pensiero? Generalmente gli uomini dicono secondo la mia opinione, pensando che la loro opinione significhi davvero qualcosa. Nessuno pensa mai di essere un mascalzone. Gli uomini hanno molta considerazione per le proprie opinioni, pensando che esse siano molto importanti. Tutti in questo mondo materiale hanno sensi imperfetti, perciò qualsiasi conoscenza si sia potuta raccogliere attraverso i sensi sarà sicuramente imperfetta. Come abbiamo già detto numerose volte, dobbiamo ricevere la conoscenza attraverso la successione dei maestri spirituali. La conoscenza deve essere ricevuta da Bhagavan, che è perfetto. Sarà sufficiente seguire questo metodo per poter diventare un guru del mondo intero. Il devoto non pensa mai di essere un grande bhakta. Krishnadas Kaviraj Goswami, l'autore della Chaitanya Charitamrita, ha affermato: Purishera Kita Haite Munnis e la vista sono più miserabili di un verme degli escrementi. Adilila 5.205. Questo è l'atteggiamento del Vaishnava, che per natura è molto umile. Non dice mai: io sono il supremo, sono diventato Dio.
Krishna dice io sono Dio, adorate me. Il Vaishnava dice Krishna è Dio, adorate Krishna. Non è difficile diventare guru. Qui dice, non dice mai. No. Chi è che dice adorare chi? Sì, questo è il Vaishnava. Dice, io non dice mai, il Vaishnava non dice mai io sono il Supremo, sono diventato Dio. Krishna dice io sono Dio, adorate me. E il Vaishnava dice Krishna è Dio, adorate Krishna. Non è difficile diventare guru, basta ripetere ciò che dice Krishna. Questa è la qualifica del guru. Tutto ciò che Krishna dice nella Bhagavad Gita è Dharma. Il Dharma è uno solo, non può essere differente. Dharma significa obbedire agli ordini di Dio. Ma se non conosciamo Dio o i suoi ordini, potremo soltanto diffondere cose inventate e prive di valore e lottare tra noi. Questo non è Dharma, è solo speculazione filosofica. Tutte queste speculazioni, questi Dharma inventati, sono stati respinti a forza dallo Srimad Bhagavatam perché sono soltanto un inganno. Il Bhagavata Dharma non è un inganno perché si riferisce al Signore Supremo. La Bhakti si può rivolgere soltanto a Bhagavan e se non c'è Bhagavan non ci può essere Bhakti. Bhakti è la relazione tra Bhagavan e il Bhakta. C'è dunque Bhagavan e ci sono i Bhakta. I Bhakta si rivolgono a Bhagavan, gli offrono il cibo, cantano i suoi nomi, chiedono alla gente ciò che riguarda Bhagavan, pubblicano libri su Bhagavan e adorano Bhagavan. In questo modo sono costantemente assorti in Bhagavan. Questo è il metodo della Bhakti. Questo sicuro mi spiega la spiegazione di Srila Prabhupada a questo verso di Srila Piladeva. Srila Pila disse: i sensi sono la rappresentazione simbolica degli esseri celesti e la loro tendenza naturale consiste nell'agire secondo le direttive delle ingiunzioni vediche. Similmente la mente rappresenta il Signore Supremo, il suo dovere naturale consiste nel servire. Quando questa tendenza è impiegata nel servizio di devozione offerto alla persona suprema senza altra motivazione, essa diventa ancora più preziosa della liberazione. C'è quel verso che dice Savai Samparu Dalmoya do Bhaktira do Sarge Hai tu che avrati Adaya Yatmas Prasidati. Cioè che dice il supremo dovere per il genere umano, per l'essere umano, è quello di impegnarsi nel servizio di Adadoksaja, nel servizio a Krishna. E questo servizio per soddisfare completamente l'anima, Yayatma Supra Siddhati, deve essere ininterrotto e incondizionato. Questo perché in questo modo ci fa ritrovare la nostra vera condizione originale. Cioè offrire un servizio incondizionato e ininterrotto significa ritrovare la nostra vera condizione originale, che in questo momento è coperta, in questo momento crediamo di essere quello che non siamo. Noi non siamo questo corpo materiale, non siamo questi sensi materiali, ci troviamo in una condizione malata. Ma il fatto di essere in una condizione malata non significa che noi non siamo persone, significa che siamo delle persone ammalate. La condizione di salute non significa non avere sensi, perché qui si parla dei sensi, della mente. La condizione di salute significa avere dei sensi purificati. Come una persona appunto che sta male, una persona che sta male si cura e poi ritrova la salute e può agire come una persona sana. La stessa cosa quindi avviene nella vita spirituale. In questo momento ci troviamo in una condizione ammalata, con dei sensi contaminati dalla materia. Se ci impegniamo nel servizio devozionale, nel servizio nel maestro dei sensi, Rishikesh, impegniamo questi sensi Rishika al servizio di Isha, il maestro dei sensi, Rishikesh, allora questi sensi si purificano e possiamo ritrovare la nostra condizione naturale, che è quella appunto di essere persone eternamente impegnate nel servizio d'amore a Krishna, cioè impegnate in una relazione d'amore. Servizio significa amore, tutti cercano l'amore, è una cosa normale, no? Tutti cercano affetto, cercano amore, perché è una cosa normale per l'essere vivente. E questa è una caratteristica prerogativa dell'essere vivente, dell'essere cosciente. Una pietra non ama, non cerca amore, non desidera amore, perché appunto è un'energia inerte, non ha coscienza, non ha percezione di sé. Invece l'essere vivente cerca amore, perché appunto è un essere vivente, e in origine la sua condizione naturale è quella di amare Krishna, che è la fonte suprema dell'amore. Questa è la condizione originale quindi dell'essere vivente.
Noi siamo tutti quelli eternamente collegati con Krishna, ma adesso abbiamo dimenticato questa relazione a causa di questi sensi che sono contaminati dalla materia, a causa di questa condizione malata. Quindi, ritrovare la propria condizione naturale non significa distruggere i sensi, annientare i sensi, annientare la varietà, smettere di agire, ma significa purificare i sensi, ritrovare una condizione sana dei sensi. Noi abbiamo sensi di percezione, sensi di azione, sensi, i karma indriya e gli jnana indriya. Gli jnana indriya sono quelli che ci permettono di acquisire la conoscenza, tipo gli occhi, gli orecchi, il naso, la bocca, il tatto, il senso della vista, il senso dell'olfatto, il senso dell'udito, il senso del gusto, il senso del tatto, ci permettono di acquisire la conoscenza. E poi c'è la mente, che è considerata il sesto senso. La mente qui c'è una rappresentazione di Krishna, perché è al centro di tutti i sensi, è il punto dove, come dire, il punto centrale, il perno, e tutti gli altri sensi girano attorno alla mente. Qual è il ruolo della mente? Accettare e rifiutare, sankalpa vikalpa. Ogni po', continuamente, la mente fa questo lavoro: accetta e rifiuta, accetta e rifiuta, accetta e rifiuta, continuamente. Si sposta continuamente da questi due poli: accettare e rifiutare, boga e tiaga, boga e tiaga, boga e tiaga. E deve essere controllata dall'intelligenza, dovrebbe essere controllata dall'intelligenza. L'intelligenza fornisce, appunto, permette, è come una, è paragonata a un'auriga, e le menti alle redini. L'auriga deve sempre tenere le redini della mente. Le redini possono collegare i cavalli, che sono i sensi, e poi c'è il guidatore del carro, che è l'anima. Noi siamo l'anima. L'anima dovrebbe essere quello che controlla l'auriga, cioè che controlla l'intelligenza, e che controlla la mente, le redini, e che controlla i cavalli, che sono i sensi, che gli zerrini. Questo è proprio il ruolo dell'anima. E questo si può fare però soltanto impegnandosi nel servizio devozionale. Soltanto se ci si impegna nel servizio devozionale, nella coscienza di Krishna, è possibile veramente controllare i sensi. Altrimenti non è possibile controllare i sensi veramente. Perché la condizione, qui dice nel verso, che la tendenza naturale dei sensi è quella di agire secondo le ingiunzioni vediche. E le ingiunzioni vediche vengono da Krishna, sono le parole di Krishna. C'è quel verso che dice: Sarvasya chaham di sanni visto matasmi di ghyana maponam cha vedasya sarvai ahameva vedio vedanta che veda vedeva chaham. Io sono colui che ha composto il Vedanta, sono colui che conosce il Veda, e colui che deve essere conosciuto attraverso il Veda. Quindi i sensi normalmente hanno la tendenza ad agire naturalmente secondo le istruzioni date da Krishna, cioè date dall'anima suprema, che si trova nel cuore di ognuno. Ci farà Sarvabhuta na riddesh giornatista di Krishna, si trova nel cuore di ognuno, e noi dovremmo agire secondo l'istruzione. Questa è la naturale tendenza dei sensi. Non è che noi nella nostra condizione naturale non abbiamo sensi. Noi abbiamo dei sensi, anzi siamo una personalità spirituale con dei sensi spirituali, e questi sensi hanno la naturale tendenza a servire Krishna. Qualcuno però potrebbe domandare: ma come mai in questo momento però non noto questa tendenza naturale? Perché invece adesso i sensi sembrano naturalmente portati invece verso la gratificazione dei sensi materiali, cioè verso i sensi vogliono andare, cioè gli occhi vogliono vedere una bella forma materiale, magari la forma di, non so, una bella immagine, o la forma magari di un bell'uomo o di una bella donna. Perché l'udito vuole sentire, che ne so, una canzone pop, non so, una canzone rock, oppure che ne so, perché vuole gustare, per esempio, la carne, oppure il pesce. Sembra un'anima condizionata, che i sensi siano naturalmente portati verso queste cose, e non naturalmente portati verso invece nel seguire le istruzioni di Krishna, nel seguire le ingiunzioni vediche. Per me è proprio questo, ribadiamo quello che abbiamo detto all'inizio, che i sensi in questo momento si trovano in una condizione malata. È come quando il ferro è naturalmente attratto, quando la calamita naturalmente attrae il ferro, però se c'è la ruggine sul ferro, questa attrazione naturale non si verifica. Allo stesso tempo, in questo momento i sensi sono contaminati dalla materia, e quindi questa tendenza che sarebbe naturale non si manifesta. Però se applichiamo il metodo giusto, la cura giusta, cioè la Prabhupada diceva che
la dieta è il prasada, cioè il cibo offerto a Krishna, e la medicina è il canto Hare Krishna. Quindi se applichiamo la cura giusta, questa prescrizione, cioè abbiamo la prescrizione del medico, prendere Krishna prasada, cioè il cibo offerto a Krishna, impegnando la lingua, perché se si controlla la lingua anche tutti gli altri sensi vengono controllati, e se cantiamo Hare Krishna, allora possiamo purificare questi sensi e ritrovare questa condizione naturale e realizzare direttamente quello che dicono le scritture, che dicono che i sensi hanno una naturale tendenza a seguire Krishna. Ma per poterlo realizzare c'è bisogno all'inizio di fare un po' di austerità e applicarsi alla cura data dal medico, che è quella di cantare Hare Krishna e di prendere Krishna prasada, cioè di prendere cibo vegetariano offerto a Krishna. Se una persona si applica a questo metodo, sicura, e può realizzare direttamente con i propri sensi purificati quello che dice questo verso. Quindi è una conoscenza pratica, cioè questa è pratica, non è una filosofia arida, è una filosofia da salotto, cioè adesso ne parliamo un attimo, però poi continuiamo a fare quello che ci pare e piace. No, è una filosofia molto bella, ci dice proprio il metodo come ritrovare la perfezione. C'è una domanda? C'è Rocco che dice: i sensi non sono forse condizionati da dove uno vive? Sì, sì, sono condizionati dalle tre influenze della natura materiale, sattva, rajas e tamas, e dove uno vive. Certo, circostanze, desha, kalapatra, cioè tempo, luogo, circostanze, condizionano la mente, l'intelligenza è contaminata. Ci sarà una lussuria italiana, una lussuria, cioè, una lussuria americana, però alla fine la lussuria è sempre la lussuria. Cioè, desiderare qualcosa che non sia servizio a Krishna, avere dei desideri differenti da quelli di Krishna, siamo apparentemente separati da Krishna, perciò ci troviamo in una situazione illusoria. Desideriamo qualcosa che non è neanche il nostro vero beneficio. Quindi nella spiegazione c'è questo bellissimo esempio, che avevamo detto anche qualche giorno fa, di questa vecchietta che ricade la fascina, porta questo fardello pesante e siccome non sa neanche cosa desiderare, ha il darshan di Dio e chiede a Dio una cosa insensata. Cioè dice: per favore rimettimi questo peso sulle spalle. E così lei è contenta. E questa è la drammaticità, perché quando uno cade nell'illusione, l'illusione è così potente perché Maya copre e tira giù, avaranatmica e prakshepatmica. Avaranatmica significa che copre e poi tira giù, ci fa pensare di essere felici anche quando non lo siamo. Questa è proprio l'influenza del tamas. L'influenza del tamas, quando una persona cade sempre di più verso l'influenza del tamas, dell'ignoranza, cioè ignoranza significa pazzia, illusione, sonno, pigrizia, alla fine non si rende neanche veramente conto di cosa sta combinando, cosa sta facendo, dove sta, e pensa che una cosa che gli dà tanta sofferenza gli dà invece grande felicità. È una cosa come per esempio il maiale si trova in una condizione di estrema ignoranza e lui però pensa di godere la vita. Lui pensa, dice: oh, ho questa bella famiglia di maiali, ho la mia maialina, rimanesse qui, i figli, i parenti tutti sono qui vicini, c'è una bella casa. Lui è convinto. È veramente, cioè, bisogna veramente capire questa cosa, che l'essere vivente in quella condizione, in quel corpo, in quello stato di coscienza, è veramente convinto a causa di Maya, dell'illusione, che lui sta godendo della vita. Dice: no, io sto godendo, non potrei stare meglio. E infatti in quella circostanza addirittura c'è Brahma che... Perché una volta è capitato anche a Indra di capitare in un corpo di maiale, e non voleva tornare nella sua posizione, era talmente illuso da Maya che quando Brahma gli ha detto: vabbè, adesso basta, torna a casa, ha detto: no, ma perché? Io qui sto benissimo, qui c'è la mia maialina, sono tutti parenti, ho gli escrementi, sto benissimo, perché mi vuoi portare a casa? Quindi, perciò Krishna dice nella Bhagavad Gita: è molto difficile superare questa esistenza materiale, a meno che una persona non si abbandoni a me. Una domanda: in che modo distinguere quando stiamo gratificando i nostri sensi materiali e quando invece gratifichiamo i nostri sensi spirituali? Cioè, come possiamo distinguere quel senso di piacere che sentiamo in coscienza di Krishna, che non sono i sensi materiali ma sono i sensi spirituali? Come fare a distinguere questa? Krishna è gentile. Krishna ci permette, Krishna permette al devoto di godere delle sue opulenze, delle sue ricchezze. Così, se si è sentito la tua domanda, sì. Quindi il piacere che sperimentiamo nel servizio devozionale è un piacere in qualche modo legato a Krishna, anche se ovviamente quando una persona si cura, non è che appena si cura immediatamente ritrova la sua condizione pura, naturale, di salute. C'è tutto, è un processo graduale, il processo della Bhakti è un processo graduale. Quanto graduale dipende dal nostro desiderio.
quanto è intenso questo desiderio di purificazione. Però è un processo graduale, è un processo graduale. Quindi all'inizio è chiaro che continuano a esserci delle contaminazioni, ma l'importante è in qualche modo essersi collegati con Krishna. L'importante è essersi collegati. Se ci si collega con il fuoco, gradualmente si diventa come il fuoco. La sbarra di ferro messa nel fuoco, alla fine, piano piano diventa come il fuoco. Questo piano piano può essere dilatato o ristretto nel tempo, però alla fine quella sbarra di ferro diventerà come il fuoco. Quindi ci possono essere, quando proviamo un piacere servendo, se siamo collocati appropriatamente nel servizio devozionale, quel piacere viene da Krishna. Se continuiamo a essere collocati all'interno del servizio devozionale e percepiamo piacere, quel piacere è un piacere spirituale. Se invece non siamo collocati all'interno del servizio devozionale e ci stiamo allontanando, allora quel piacere diventa un'altra cosa, diventa piacere materiale, e poi si alterna, poi non può essere un piacere costante, ma poi si alterna la sofferenza, ed è un piacere temporaneo. Sì, e quindi, se ci stiamo insieme ai devoti, questo piacere è un piacere spirituale. Poi c'è la Mataji Diana che chiede: ma esistono anche condizionamenti collettivi o no? Ed esiste anche un karma collettivo, del tipo il karma dei cinesi, dei russi, dei tedeschi, eccetera? O questo non è supportato dalle scritture? O il karma è sempre solo individuale? Hare Krishna. Ci sono le tre forme di sofferenza: le sofferenze dovute alla nostra mente, ai nostri sensi, ci sono le sofferenze dovute agli esseri celesti, quindi ad altri esseri viventi, le sofferenze dovute ad altri esseri viventi in generale. Noi ci troviamo, è un animale sociale, e ci troviamo all'interno di questa società e siamo condizionati dalle circostanze, tempo, luogo, circostanze, e anche dalle persone che ci circonda, l'ambiente che ci circonda. Esiste sicuramente un insieme di karma, una somma di karma individuale. Quando una persona si trova, ovviamente, che ne so, ci sono circostanze diverse. Una cosa è quando nasce in un certo posto, nasce in Italia, ha un certo tipo di condizionamento, gli piace la pasta, gli piace, che ne so, cosa piace agli italiani? Il caffè, gli piace la pizza, eccetera. Magari un cinese invece è attaccato, che ne so, ai moscerini, attaccato che ne so, alle locuste. Oppure succede un incidente, per esempio. Eh? Quando succede un incidente, per esempio. Quando c'è un incidente da due macchine. Il karma di uno vuol dire, cioè, certo, c'è un collegamento. Questo, siamo tutti collegati. Anzitutto, tutto è collegato con il tutto, perché tutto è collegato con Krishna. Non c'è qualcosa di separato da Krishna. Siamo noi che adesso vediamo separato, ma in realtà tutto è collegato con Krishna, anche l'energia materiale. Noi stessi siamo collegati con Krishna. L'illusione è quando noi vediamo questa separazione, pensiamo che non c'è un collegamento con Krishna, poiché Krishna è nel cuore di ognuno, quindi tutti sono collegati con Krishna e quindi tutti sono collegati con tutti. Siamo tutti collegati. E quindi ci possiamo influenzare in positivo o in negativo, chiaramente. Quindi è importante anche l'ambiente in cui si... Ecco perché è importante l'associazione, perché ripetiamo tante volte che è importante l'associazione, proprio per questo motivo, perché è importante dove uno si trova. Favorisce o sfavorisce la vita spirituale, favorisce o sfavorisce qualsiasi cosa vogliamo fare, qualsiasi cosa su cui siamo concentrati, l'associazione può favorire o sfavorire. Tanto più nella vita spirituale, se siamo all'interno di persone che fanno vita spirituale, ovviamente questa cosa diventa più facile fare vita spirituale. Così ci sono dei posti dove magari è più facile fare vita spirituale, dove c'è un condizionamento, magari ci sono zone dove il guna della virtù è un po' più preminente e quindi dovrebbe essere un po' più facile fare vita spirituale, però neanche detto, non è neanche una cosa... Ad esempio, nei pianeti superiori, dove c'è il sattva guna che è predominante, c'è anche il rischio, i condizionamenti del sattva guna, quando uno aumenta, sente che sta accumulando una grande conoscenza e sperimenta una sensazione di felicità e si attacca a queste due cose, dimenticandosi qual è lo scopo supremo della vita, che è quello di servire Krishna, ottenere l'amore per Krishna. E nei pianeti superiori può succedere questo, o comunque in qualsiasi altro posto, qualsiasi altro paradiso anche terrestre. Una persona può stare così tanto bene da dimenticarsi
da dimenticarsi dell'obiettivo supremo, sta magari in un ambiente con delle persone che hanno dei condizionamenti che magari più vicini alla virtù e dimentica qual è l'obiettivo supremo della vita. D'altronde anche una forte sofferenza può essere un ostacolo allo sviluppo del servizio devozionale. Per esempio, ci sono dei pianeti infernali che la sofferenza è così, o anche sulla Terra, si trovano situazioni infernali. Così, ci sono persone che non arrivano neanche a qualche mese di vita. Cioè, bambini che nascono e vengono uccisi subito, anche sulla Terra succede. Queste condizioni sfavoriscono il servizio devozionale. Però, in ultima analisi, il servizio devozionale, se proprio una persona è determinata, si dice che pure un devoto può stare sia in paradiso che all'inferno. Se è completamente cosciente di Krishna, vede tutto cosciente di Krishna, non vede la materia, non vede gli esseri viventi mobili e immobili, non vede le forme materiali, ma vede semplicemente Krishna dappertutto. Però questo è un livello molto elevato. Prima di arrivare a questo livello c'è tutta una serie di condizionamenti. Quindi possiamo condizionare anche il posto dove stiamo, quindi se ci troviamo in Italia, se ci troviamo in Francia o in Cina, ci sono certi tipi di condizionamenti. Però possiamo mettere tutto a servizio di Krishna, possiamo sempre fare un buon uso di un cattivo affare, sempre. Cantiamo Hare Krishna. Chi è che non può cantare Hare Krishna? Chi è che non può usare la lingua? Anche se si trova in Cina, in Francia, in Italia. Chi è che non può offrire anche un po' d'acqua a Krishna? Una fogliolina. Krishna non è che dice devi farmi per forza un piatto sontuoso. Invece, Patram Pushpam Palam Toyam, Yuve Bhaktiya Prayachati. Dice che mi offre con amore e devozione una foglia, un fiore, un frutto dell'acqua. E Prabhupada dice: ma chi è che non può offrire una fogliolina, un fiore, un po' d'acqua? Chi è così sfortunato che non può offrire neanche un po' d'acqua? Addirittura Krishna accetta pure l'offerta della mente, per cui dice: anche se non trovi la fogliolina vera, vabbè, anche la mente, vabbè, comunque, anche se non trovi la fogliolina all'esterno, pensa alla fogliolina e offrimela. Eppure Krishna questo lo accetta. Cioè, il servizio devozionale è veramente aperto a tutti. Non c'è bisogno di una qualifica speciale, se non la sincerità. Se uno è veramente sincero, solo questa è la qualifica necessaria. Non c'è bisogno di una particolare abilità sensoriale, ripeto, un particolare carisma, una particolare capacità. No, perché Krishna ce l'ha tutte, Krishna c'ha tutto, non c'ha bisogno di niente. Cioè, uno può mettere a servizio le capacità che ha, quello va benissimo. Ho questa particolare abilità, so cucinare benissimo, so guidare la macchina benissimo, non lo so. So suonare benissimo, va bene. Allora mettilo a servizio di Krishna. Ma non è che Krishna ha bisogno di uno che gli suoni, lui è il più grande suonatore di flauto, cioè, che c'ha problemi. Però accetta quel servizio, accetta quell'attitudine che la persona ha. Ci voglio mettere questa cosa a servizio di Krishna. E questo si può fare in qualsiasi situazione uno si trova, dovunque, in Cina, in Francia, dove anche se il karma collettivo è pesante. O se il karma individuale è pesante. Jagai Marai avevano un karma individuale pesantissimo, però alla fine si sono arresi, non hanno più fatto attività peccaminose e Krishna si Chaitanya li ha accettati e sono diventati devoti e hanno raggiunto l'obiettivo della vita, sono tornati a casa. Quindi il servizio devozionale è aperto a tutti. Quindi sì, ci può essere karma individuale, karma collettivo, però se uno canta di Krishna supera tutto, è l'ascensore, ci può arrivare direttamente a casa. Cioè, approfittiamone, approfittate. Questo è il mercato del Santo Nome è aperto. Approfittate perché lo sconto è veramente molto forte. Possiamo tornare a casa in questa stessa vita. Anche se abbiamo tanti condizionamenti. Arrivederci. Rocco ringrazia, la madre ce ne si risponde. Vabbè. Ricordiamo che la prossima settimana riprenderanno gli appuntamenti per mercoledì e del giovedì. Voi restate sempre in collegamento perché c'è sempre qualche piccola variazione, noi ve la forniremo, vi diremo sempre se c'è qualche piccola variazione nei programmi. La prossima settimana i programmi dovrebbero riprendere regolarmente mercoledì e giovedì alle 18:00-18:30, però comunque la mattina c'è sempre una lettura, c'è sempre una lezione sullo Srimad Bhagavatam, o leggiamo dal Ritorno a Krishna, o leggiamo dalla Srila Prabhupada di Lama, dalla Srila Caitanya Charitamrita. Domani per esempio leggiamo dalla Srila Caitanya Charitamrita, c'è una lettura analisi della. Ah no, dopodomani c'è la lettura analisi della Sri Chaitanya Charitamrita. Invece domani leggiamo dalla Srila Prabhupada Lilamrita, che è l'autobiografia autorizzata di Sua Divina Grazia Bhai Charan Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Arrivederci. Grazie per l'ascolto, grazie per le domande. Arrivederci a tutti, cantate le Krishna. Buona giornata cosciente di Krishna.